Buonasera a tutti e benvenuti a questa videoconferenza, a questa giornata virtuale. Abbiamo già espresso la nostra felicità di ritrovarci qui tutti insieme, anche se a distanza, in questo clima un po' particolare di quest'anno che ci obbligherà purtroppo ad annullare la missione prevista per luglio ed agosto. Per prudenza e per sicurezza abbiamo preferito rimandare all'anno prossimo con Alan, Agnes, il sindaco, la soprintendenza, Sabrina. Abbiamo deciso che era meglio lasciar perdere, però noi non ci abbattiamo e soprattutto il lavoro da fare è tanto. Oggi quello che vedrete è proprio la prova che siamo soltanto a metà del lavoro e che tanto resta da fare, tanti dati da trattare, dati di stratigrafia, dati relativi alla fotogrammetria, al laser scanner, al LIDAR, al drone, al GIS, alla fotografia normale, alle questioni politiche, istituzionali, alla geofisica, da programmare e riprogrammare, alle pubblicazioni. Quindi avremo tanto lavoro da fare con Alan e Agnes. Si è deciso di organizzare a partire da inizio luglio, compatibilmente con gli impegni di tutti, degli studenti, ovviamente anche degli insegnanti, di organizzare una serie di giornate, di riunioni virtuali, che saranno però dei veri e propri workshop di lavoro online. Non si può scavare evidentemente sul terreno, però cercheremo di farlo attraverso i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. Per cui noi cominceremo con l'archeologia e saremo felici di poter associare volta per volta tutti coloro, oggi siete qui riuniti, ma speriamo di potervi ritrovare di nuovo in maniera episodica per poter continuare a lavorare con voi sul GIS, sulla geofisica, sul 3D, sul territorio, e aprire e lanciare in maniera definitiva il discorso con l'Unibus e con Angelo Nolè, perché come vedrete in occasione di questa giornata a Pietragala non si fa solo archeologia o politica, ma si fa anche valorizzazione del patrimonio che non è solo archeologico, ma è anche un patrimonio naturalistico e forestale. Quindi noi ci siamo impegnati dal primo giorno a valorizzare, al netto di qualche taglio di radice, qualche arbusto che ci impediva di lavorare, di valorizzare poi la bellezza di questo sito che, come vedete anche dietro le spalle di diversi dei nostri colleghi qui, offre oltre all'archeologia un patrimonio abbastanza bello e che noi vorremmo lasciare intatto, diversamente da quanto è stato fatto su altri siti della Lucania e della Basilicata, no? Dove tutto è stato un po' rasato in maniera indiscriminata. Invece il bello di Monte Torretta è anche il connubio fra l'archeologia e la natura, che peraltro è la storia stessa, fa la storia di questo sito che, come voi sapete, ahi noi, ma anche un po' la fortuna di questo sito, è una proprietà privata, insiste in una proprietà privata, che è la proprietà della famiglia possidente. Non so se ci stanno ascoltando, o forse ci ascolteranno, e anche colgo l'occasione per ringraziare prima di tutto Gerardo Possidente e il figlio Michelangelo, che ci hanno sempre accolti a braccia aperte nel loro territorio, terreno, e che ci hanno anche dato una mano per le questioni logistiche, anche semplicemente per darci da mangiare durante le pause pranzo. Quindi siamo felici di essere accolti anche dai proprietari. Poi speriamo che presto, diciamo, il sito, grazie all'intervento della politica, cambi di statuto e divenga qualcosa di pubblico e di aperto a tutti, cosa che non è attualmente. Prima di lasciare la parola al sindaco, a Paolo Civis, io vorrei ringraziare una serie di persone che non sono forse presenti qui fra i partecipanti virtuali. Una è innanzitutto la mia amica e collega Lucia Lecce, che lavora con noi e che si occupa in particolar modo dell'analisi dei materiali ceramici. Grazie a Lucia ormai è possibile stabilire un po' tutte le cronologie che finora ci sfuggivano, e quindi è fondamentale. Lei che si occupa di questa parte del lavoro, e mi sembra necessario più che mai ringraziarla. Io ringrazio anche Anna Grazia Pistone, Piera De Marca, non so se ci segue, ma in generale tutto il Museo Provinciale, perché non bisogna dimenticare che tutto nasce lì, al Museo Provinciale di Potenza, e che uno dei partner di una convenzione che abbiamo firmato 3 anni fa, e che tra l'altro va rinnovata quanto prima, visto che ormai giunge a scadenza. Quindi bisogna poi riunirsi di nuovo e, come dire, rinnovare questa convenzione, che è anche un'occasione unica di scambio e di collaborazione.
Un altro ringraziamento, parleranno, ma bisogna farlo anche a questi partner che sono entrati in maniera un po' occasionale per amicizia, conoscenze, fama, come Marco Di Rieto, Michele Sciosce e Sara Lo Russo della F9, Vito Muscio, che non era inizialmente nella convenzione, ma insomma è stato, abbiamo con grande gioia accolto fra i membri così del Pietragalla Project. Hanno sempre lavorato gratuitamente con passione e speriamo che magari con una, come dire, una evoluzione del progetto possano effettivamente anche essi, come dire, avere delle risorse, le risorse necessarie per fare un lavoro che finora hanno fatto nei loro ritagli di tempo, cosa che è normale per degli imprenditori privati. Ma imprenditori privati che amano quello che noi facciamo e che lo valorizzano nel migliore dei modi. Un'altra cosa che vorrei dire, poi la smetto, vorrei ringraziare gli studenti, fra questi ne vedo alcuni, uno è Guido, ma insomma sono tanti gli studenti, c'è anche lui, e i nuovi che si associano a noi quest'anno. Sono loro che, come sapete, fanno la forza del nostro progetto, sono loro che hanno permesso di ripulire i vari ettari, o quasi, insomma, di quello che abbiamo riportato alla luce in questi primi 3 anni. Ricordatevi che noi parliamo di 3 anni di ricerche e sono 3 anni poi in realtà fittizi, perché noi sul cantiere ci siamo 2 o 3 settimane all'anno. Quindi è bene sapere che tutto quello che presentiamo è il risultato fondamentalmente di 7-8 settimane di lavoro effettive sul terreno.